qui Dumbia in possesso di palla all'indietro per Lepore. Detta il triangolo a Papini, si chiude la difesa del Bassano, poi Surraco all'indietro per la botta, il gran gol! Il gran gol del raddoppio del Lecce, 2-0 Lecce, il gol realizzato da Lepore, se non abbiamo visto male, o da... Sempre Salvi. Da Salvi, sempre Salvi, all'undicesimo minuto di gioco. Rivediamo il gran destro Salvi, da parte Salvi di Salvi. 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 E 2-0 del Lecce. Ma era nell'aria raddoppio, perché il Lecce già aveva avuto due grandissime occasioni per passare in vantaggio, di nuovo in vantaggio, per raddoppiare, e si è visto in questo secondo tempo un Lecce più propositivo, più aggressivo di quello che avevamo visto nei primi 10 minuti del primo tempo. Un Lecce che sta dimostrando il suo vero volto, il volto di una squadra che ha dato tantissime soddisfazioni poi nel periodo finale della stagione regolare. Forse è venuta meno qui in qualche confronto qui, quei punti persi purtroppo l'hanno così privata di partecipare alla corsa finale fino all'ultimo momento, perché come facevi notare in precedenza, poi la sconfitta di Benevento ha relegato i giallorossi al ruolo che oggi stiamo vedendo.